tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, che cosa faremo? Oggi siamo qui con una nuova rebuilding col PSG. Dunque ragazzi, andremo a ricostruire per Saint Germain, che ha devo mettere una squadra diciamo leggermente forte. Solo questo modulo non mi piace. Dunque, andiamo a cambiare subito il modulo. 4-2-3-1, molto bene. Allora, Mbappé qui. Qui ovviamente non andrà Di Maria ma qualcun altro. E qui. Calma, calma, allora. Calmiamoci. Facciamo così. Qua andrà qualcun altro. Allora. Questa è una formazione titolare, questa qui veramente molto forte, ma ovviamente deve essere molto, ancora molto migliorata. Direi che Gueye, ragazzi, si può tenere, Verratti. Allora, calma. Allora, ragazzi, dobbiamo andare a migliorare assolutamente il trequartista. Allora, facciamo così. Cavani. Però, ragazzi, però penso per la prima volta Icardi, che in realtà è preso per Saint Germain, ragazzi, noi lo metteremo, cioè noi ce lo terremo ancora per nonostante sia in prestito. Dunque andiamo a richiamare i giocatori ovviamente più forti che sono in prestito alle altre squadre, prima come Areola. Basta. Tipo ragazzi, si ha un po' tutti i giocatori tipo scadenza. Raga, non mi riguarda questo, dato che durerà solo un anno. Dunque ragazzi, è il nostro budget. È questo, ragazzi, veramente un budget incredibile. 142 milioni circa. Dobbiamo andare a comprare assolutamente qualcuno a destra. A destra ragazzi è, devo ammettere che mi sa che per la prima volta ho già un nome da prendere a destra, ovvero Mahrez. Ronald Mahrez, ragazzi, veramente un grandissimo giocatore. Anche se raga, forse Di Maria, sapete che me lo tengo, non lo so. Vabbè ragazzi, questo ci pensiamo dopo. Allora, Mahrez è il mio nome. Cioè, è il nome che mi è venuto in mente. Però ragazzi, come trequartista mi viene in mente Dybala. Per questo mi viene in mente Dybala. Grande vale, però ci sarebbe anche Fabian Ruiz, infatti no, speranesi, no ragazzi, Fabian Ruiz che non è male, però forse è un ovvero un po' basso, ne potevo ammettere, però ragazzi abbiamo un budget alto, quindi dobbiamo pensare molto bene. Noi che in mente è Havertz. Un altro è Ziyech, veramente ragazzi, un grande giocatore. Si è messo in luce l'anno scorso. Dunque, cioè, io direi che Ziyech andiamo a pagare la clausola. Ah, però aspettate, perché guadagna veramente poco. In forza gli faremo 200.000 e finisce. Allora ragazzi, insomma, infatti va con il club perché io voglio mettere una contropartita. Invece già ci togliti un botto di castagne da fuoco. Centrocampisti, ecco qua. Diamo i Pablo Sarabia, ok, più 73 milioni.
Assunto mio a pagare la clausola, veramente. Più 51 magari. 55, ok. Oh, mi sembrava strano. 55 più Pablo Sarabia. Andiamo ora ovviamente a trattare con zio. Ovviamente ragazzi, quello cruciale. C'è anni di contratto per zio. Io non ho la clausola, ok. E lo stipendio, ragazzi, lo faccio io. Gli offro 100.000 a settimana. Vabbè, accettiamo. E prima l'abbiamo preso, ragazzi. Molto, molto bene. Ah, può giocare anche a testa, zieccio. Ok, ragazzi, veramente abbiamo risolto tutti i problemi qua. Perché? Zieccio qua, Neymar, Mbappé, Icardi. Allora, abbiamo risolto già un problema. Secondo problema, ragazzi, sono il terzino sinistro, il difensore centrale e il terzino destro. Che ovviamente andremo a cambiare. Dunque, andiamo a cercare un terzino sinistro. Il primo che mi viene in mente è Jordi Alba. Dopo che lo prendiamo sempre, dovremo provare a cambiare, ovvero andare a prendere Alex Telles. Anche lui, ragazzi, grande terzino. Veramente molto forte. Dunque, sto pensando, scusate, vabbè, non perdiamo tempo, andiamo subito a trattare per Alex Telles. Anche lui, ragazzi, non guadagna niente, quindi possiamo abbassarci tranquillamente il budget, tipo 88.000 e fatto. Andiamo a trattare, ragazzi, costa anche meno di Grimaldo, ho notato, ragazzi. Grimaldo costava tipo fino a 60, lui fino a 55. O quello che è. Poi ragazzi, come centrocampisti gli vorrei offrire. Anzi no, come ali no. Come attaccanti, siamo tipo pieni di attaccanti. No, non proprio. Gli vorrei offrire, ragazzi, appunto, ragazzi, offriamo magari Bernat. Ok, più penso 18. 35? Caro, no. Cosa? Bernardo non è male. Più 23 magari. No. Allora forse non hanno capito bene con chi hanno a che fare. Dai, 25 e 5. Ah, è giusto, dai. Giusto, un'offerta giusta secondo me. No, raga, no. 35 no. Allora va a rifiutare, scusate. Più 29? No, devo accettare. Niente, va bene. 32-3, si è abbassato un poco. Fa niente. Accettiamo. Andiamo a fare immediatamente il contratto. E questo già è il nostro secondo colpo. Siamo un buon razzo, raga. Spediti, bene. Sono felice. Ruolo cruciale, ovviamente. Ovviamente lui accetta. Ma raga, però c'è una faccia, mamma mia. Scusate, eh. Niente clausola, ora come vedete lo stipendio devo fare io gli offro 70.000, dovrebbe accettare in teoria, no, qui vuole un bonus, rimuoviamolo, metto un po' lo stipendio, ecco qua, dovrebbe accettare adesso, infatti ragazzi, accetto, non è esattamente la cifra che sto aspettando, però non accettavo, molto bene, ce lo mette già in squadra, ora forse l'ultimo ruolo ragazzi, no, gli ultimi due ruoli. Ok ragazzi, gli ultimi due ruoli. Allora, vorrei andare prima sul difensore centrale. Ragazzi, fatemi pensare. No, Skriniar no. Costa un po' troppo. Direi di no. Raga, non lo so. Dobbiamo prendere un sbaglio. Al Alderweireld.
qui. Ah sì, assunto, ce cioè, andiamo a prendere, scusate, se non sbaglio, come avete visto anche nell'ultimo, nella career battle, c'è, cioè, career battle, scusate, è una cosa che vorrei fare per la career battle, però non so bene quando e con chi. Comunque ragazzi, tralasciando questo, andiamo subito a trattare per Toby Underworld. Facciamo con i giocatori. Diego Silva, ok, più 51? No, 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 no ragazzi. Veramente no. 34 magari. 55, no, 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 no. No. No, ma è troppo, troppo. 55, no. Scusate, per veramente assunto, veramente mi chiamo Diego Silva. Veramente però vogliono troppo, secondo me vogliono troppo, però raga ci serve, quindi ce lo andiamo a prendere, cruciale. Ok, accetta ragazzi, Toby Underweiler ha accettato. Ora ragazzi rimane l'ultimo colpo. Raga, chi ci andiamo a prendere? Direbbe Semedo. Raga, che sono molto un po' ripetitivo, però raga, Semedo veramente mi piace un botto. Ok ragazzi, andiamo a fare magari sempre uno scambio. Io mi ti prego, dimmi che prendi un altro. Cioè, ma i ruoli dove siamo messi peggio? Secondo me lo fanno apposta. Più 28. Però se riesco tipo a farlo andare a 22, forse ce la dovrei fare. Ti prego, ti prego, dai, ti prego. 23. Hai 23 milioni. Più Diallo, dai raga, Diallo è buono. Ti prego, dai, ti supplico, ti prego, se me ne do. 24 e 4. Non è troppo, però è troppo. 32, ti prego. 21 così, ti prego. Sì, sì ragazzi, sì, forse ce la facciamo, raga, forse ce la facciamo. E poi devi terminare e andare a simulare direttamente fino a maggio, scusate. Cruciale. Non ci vedo, raga, che ce l'abbiamo fatta. 4 anni. Quanto guadagno, raga, se mi do. No, se non ce l'ho, no raga, mi incazzo troppo se non ce la faccio. Più 91, dai, tutto, Sì ragazzi, sì, se vedo. Ottimo colpo ragazzi. Ottimo colpo veramente. Eccolo qui. Una roba molto più forte. Ok ragazzi, direi che abbiamo terminato qui. Forse ragazzi possiamo già terminare con il calciomercato. Un attimo solo, io andrò a mettere via. Ok ragazzi, ecco fatto, abbiamo sistemato velocemente anche la panchina. Dunque possiamo andare, direi, a simulare e spero di andare bene, anche se cosa proprio ragazzi, che andremo bene. Abbiamo proprio 0 euro. Benissimo. Io ragazzi non ve lo faccio vedere, ma forse faccio un piccolo pick stop. Ovviamente non compro nessuno, però vorrei fare un piccolo pick stop a gennaio.
Noi ragazzi invece però ci vediamo giustamente a maggio 2020. Ok ragazzi, mancano ok ragazzi, ultima partita. Ma 22, ecco. Ok, finita la stagione, vediamo un po' il mese di maggio. Non vedo la Champions. Allora, pareggio. Abbiamo perso le semifinali con Lione. Vabbè, in classifica siamo primi con 110 punti. No, vabbè, non ci credo, abbiamo perso 5-4 rigori. Coupe Nationale. Sante. Ok, almeno questa l'abbiamo vinta. Ma il trofeo dei campioni, vabbè, sì, l'ho vinto. Champions League, non siamo in finale. Nei quarti con Real Madrid abbiamo perso 4-3. Ah. Abbiamo eliminato il Piemonte Calcio. Ah, siamo arrivati pure secondi. Invece questa è la squadra. Ve la ridico velocemente. Vabbè, Navas, Alex Telles, Sandevailer, Marquinhos, Semedo, Gueye, Verratti, Mbappé, Neymar, Ziyech e Icardi. Vabbè ragazzi, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.